Dunque, nel video di oggi parliamo di autostima. YouTube mi ha suggerito questo video di una psicologa, si chiama Erika Badalassi, è una psicologa specializzata in psicoterapia breve strategica e quindi ho pensato di fare un video su il video della dottoressa perché è interessante come dica diverse cose che in realtà collimano con quello che per anni è stato suggerito dalla community della seduzione. Ora, ovviamente, io nel commentare questo video ci metterò appunto un pizzico di rimandi a quella che è la natura di questo canale, cioè la seduzione, ma vedrai che tanti argomenti sono in buona sostanza molto simili, tante affermazioni sono molto simili e alcune ovviamente con un lessico, linguaggio diverso, potresti averle sentite anche da me o comunque da altri autori diciamo famosi in quest'industria. E la cosa che devo ovviamente precisare, come al solito, è che ovviamente io non sono uno psicologo, lo psicologo è sopra di me per qualsiasi problematica che tu possa avere inerente alla tua salute mentale e quindi questo è solo un video divulgativo, ok? Quindi molto molto importante, se tu senti di avere qualche problema che va trattato con uno psicologo, uno psicoterapeuta, vai dal professionista di riferimento. Poi penso di essere stato piuttosto vocale già molte volte relativamente al fatto che comunque per la maggior parte della persone io suggerisco prima quantomeno una diagnosi psicologica, se non un percorso psicologico, e poi eventuali protocolli di inner game, cosa molto famosa all'interno della community della seduzione, ma sotto la supervisione psicologica. Questo disclaimer, ti ricordo come al solito, serve a proteggere più te che me, ok? Al netto di questo, passiamo al commentare quello che dice la dottoressa e tenendo presente una cosa. Io ho cercato di essere il più, diciamo, di mantenere il più intatto possibile il messaggio originale, però capisci bene che parliamo di un video di 1 ora e 10 minuti che io qui cercherò di comprimere in molto meno, quindi in buona sostanza ti invito ad andare a guardare il video originale perché altrimenti mi viene difficile ovviamente sintetizzare il messaggio al meglio. Comunque i punti sono questi. 1. L'autostima si costruisce, cioè si impara ad avere autostima. Quindi 2. Non è un qualcosa con cui nasciamo. Infatti la dottoressa cita Nietzsche che dice esistono due tipi di persone. Le prime nascono con l'autostima e questi sono gli stolti e i secondi devono conquistarla giorno per giorno. 3. L'autostima è l'effetto di quello che noi facciamo o non facciamo. E quindi 4. Si può perdere, cioè cosa vuol dire? Questo probabilmente me l'hai sentito dire in altri miei video, che in realtà la sicurezza, l'autostima non sono cose che sono statiche, ma sono cose che possono aumentare e diminuire anche potenzialmente a seconda di quelli che sono degli eventuali accadimenti esterni. 5. È un effetto dei comportamenti che mettiamo in atto nella nostra vita. E noi, quindi 6, impariamo a sentirci capaci o incapaci. Quindi, in buona sostanza, su tutti questi punti di vista, la dottoressa sembrerebbe essere in accordo con diverse di quelle che sono le prescrizioni della pick-up community, per cui noi dobbiamo andare a costruire quella che è la nostra autostima con delle azioni pratiche. 7. Da quello che noi facciamo oggi dipende la nostra vita oggi. Quindi se smettiamo di mettere in atto comportamenti disfunzionali sostituendoli con dei comportamenti funzionali, miglioreremo la nostra autostima. In buona sostanza, comportamenti diversi, autostima diversa, più alta o più bassa.
8. Lavorare sull'autostima è un processo continuo e dura tutta la vita. Ecco, questo è un qualcosa che di solito quando tu ti rivolgi allo sviluppo personale non viene, come dire, particolarmente sottolineato dai vari guru, no? Però per quella che è la mia esperienza, quantomeno, e anche quella di altre persone che io ho conosciuto, con lo sviluppo personale il discorso è questo. Quello che non viene detto dai, definiamoli guru, va, è che comunque tu devi continuare sempre a fare protocolli, esercizi di inner game di vario tipo. Ti faccio qualche esempio. Lo stesso Robbins deve, come dire, andare in state prima di andare sul palco, come lui racconta. Se tu guardi i video di Tolle, vedrai che lui rimane in maniera, oddio, piuttosto continuativa nel now, almeno per quanto noi possiamo osservarlo dall'esterno. Piuttosto che la mia esperienza con la release technique con Magrin, di cui ho parlato, è un qualcosa che ha, tra virgolette, degli alti e dei bassi, cioè nel momento in cui la applichi di più hai un, diciamo, risultato più apprezzabile. Se ti fermi, nella mia esperienza, in realtà, nonostante la teoria di Magrin stesso, a dire la verità, così come dei fondatori di questa tecnica, suggerirebbe o sembrerebbe suggerire che il cambiamento sia permanente, io francamente non l'ho visto come permanente. Stesso discorso vale per esempio per, io non ho fatto segreto di aver partecipato a cerimonie di ayahuasca in paesi ovviamente dove questo era legale, e comunque if you don't use it, you lose it, come dicono gli americani. Cioè, nella mia esperienza, qualsiasi tipo di pratica che ha a che vedere anche con quella che è la nostra parte interiore è un po' come se fosse un muscolo. Quindi, esattamente come i muscoli, se continuo ad allenarla, si spera di riuscire sempre a migliorare. Ovviamente so che sto dicendo una sciocchezza dal punto di vista bodybuilding, perché non si tiene conto di tutta quella parte, quella che è la parte ormonale che va a decrescere col tempo, ma questo non ci interessa per questo video. Però quello che stavo cercando di dire è che, passatemi questa banalizzazione, che sono sicuro essere una banalizzazione anche per quelli che sono i nostri stati interiori, diciamo che se noi continuiamo ad allenarli, a quel punto continueremo a beneficiarne, diciamo erroneamente, sempre di più, o comunque al meglio, al nostro meglio. Viceversa, avremo una discesa in quelle che sono le, definiamole erroneamente, performance interiori. Questa, ripeto, è la mia esperienza, però è l'esperienza che ho visto anche con altri. Anche se devo dire la verità, sempre per quella che è la mia esperienza di altre persone, quando uno comunque intraprende un percorso di questo tipo, al punto di partenza non ci torna quasi mai, fermo restando che è una parola che va usata con le pinze, perché poi bisogna anche sempre vedere cosa succede nella vita, no? Però diciamo che per il momento sono entrato abbastanza, direi, in profondità sull'argomento lavorare sull'autostima, è un processo continuo che dura tutta la vita. 9. L'autostima può essere settoriale. Se ad esempio ho sempre messo in atto dei comportamenti disfunzionali in un'area come quella delle relazioni, non è detto che debba avere una scarsa autostima in termini lavorativi. Lo vediamo tutti i giorni, no? Per esempio, di sicuro lo vede un coach di seduzione che ha anche gente che va bene in altre aree della vita e che chiede aiuto in quest'area. E qui subentra un discorso quasi filosofico che si fa ai primi, non primi, ma insomma, diciamo, ad alcuni lavori di Owen Cook, in cui lui in buona sostanza suggeriva questa, come dire, differenziazione fra situational confidence e core confidence, cioè sicurezza situazionale piuttosto che sicurezza core, che avrebbe dovuto abbracciare insomma praticamente diciamo quasi tutte le aree del nostro essere. Però poi nella pratica ci siamo resi conto come questa core confidence o presunta core confidence
non l'avesse raggiunta neanche lui, ma su questo poi semmai farò altri video in futuro. Quindi questo è un aspetto molto importante, per di più è un qualcosa di cui ho sentito parlare anche a, cioè il fatto che l'autostima è un qualcosa che può assolutamente essere settoriale, è un qualcosa che di recente ho sentito dire anche a Alex Ormusi. Magari se riesco a ritrovare quella clip ci farò un video in futuro, perché se non sai chi sia Alex Ormusi ti consiglio di andartelo a vedere, perché in realtà ha delle dritte che secondo me sono piuttosto interessanti dal punto di vista di mindset e di etica del lavoro soprattutto, e ogni tanto dà dei consigli che in realtà ci azzeccano anche con la seduzione lateralmente, ovviamente. Fin tanto che parliamo appunto di mindset, di etica del lavoro, eccetera, eccetera, non escludo di trattare il personaggio in futuro. 10. La dottoressa critica il cercare di autoconvincersi con quelle che potremmo definire delle affirmations, cioè affermazioni. In Italia io ritengo che siano piuttosto famose per il lavoro di Bob Proctor, che penso sia stato spinto essenzialmente da Big Luca in tempi recenti, in quanto la dottoressa suggerisce che alla nuova vocina che cerchiamo di utilizzare si controbilancerà una vocina interna, una controvocina interna. In altre parole, qui facciamo un esempio, diciamo proprio da industria della seduzione. Se tu dici io sono un 10, come ricordo per esempio Mister in maniera secondo me contestabile suggeriva nella prima stagione del suo reality show agli studenti, o come il vecchio team di RSD suggeriva ai suoi studenti nel suo corso. Mi ricordo che questi proprio urlavano sono un 10, a questo corso di questo istruttore di RSD che poi lasciò per fare dell'altro nella vita. In buona sostanza la tua voce interiore ti dirà: ma perché hai bisogno di dirtelo se lo sei? Quindi possiamo agire sul comportamento ma non sul pensiero. E in questo la dottoressa cita Pascal e dice che persone che avrebbero voluto essere credenti gli chiedessero come fosse possibile avere fede e lui rispondeva di agire come se ce l'avessero già, andando in chiesa, pregando, facendo finta di essere già credenti, e alla fine di questo processo la fede arriverà o sarebbe dovuta arrivare. 11. Se io mi comporto come se il mio timore di essere incapace fosse vero, finisco per confermarmelo. Se io mi comporto come se il mio timore non fosse vero, finisco per disconfermarmelo. Se, per esempio, temo di non essere qualificato per quel posto di lavoro, mi comporto come se lo fossi. Quindi mi preparerei tantissimo, assumerei un certo atteggiamento, eccetera. Penso che tu stesso possa andare a rivedere quelle che sono le somiglianze con la community della seduzione. Addirittura nella community della seduzione c'è un vecchio detto in gergo tecnico: non essere tu il primo a rifiutare te stesso, anche se poi ovviamente dobbiamo alla fine, essendo che ci troviamo in un mercato e ogni mercato ha le sue regole, cercare di capire laddove possiamo arrivare una volta che siamo... che abbiamo spremuto il massimo, no, da quello che è il nostro potenziale, perché per carità è vero il discorso relativamente al se io mi comporto come se il mio timore di essere incapace fosse vero, finisco per confermarlo, mentre se io mi comporto come se il mio timore non fosse vero, finisco per disconfermarlo, ma ovviamente questo non mi permette di andare a fare a botte con Mike Tyson nel suo prime, ok? In realtà neanche oggi, parliamoci chiaro. Quindi 13. È quindi importante iniziare a comportarsi come se io fossi già capace. Questo concetto sembrerebbe ricalcare act as
if, agisci come se, che abbiamo già visto parlando del dottor Taraban, di cui di sicuro torneremo a parlare in futuro. 14. Dobbiamo quindi rompere il circolo vizioso ed iniziare a comportarci come se il nostro timore fosse falso, invece che comportarsi come fosse vero. Quindi agire nonostante quelle che sono le cose che noi ci diciamo. Ok? 15. Essere sicuri di sé non significa sentirsi migliori, ma neanche peggiori. Questo è molto importante, nel senso che, da un lato, ovviamente, se noi ci sentiamo peggiori, nel nostro caso della ragazza, ovviamente tenderemo a subcomunicarle o a comunicarle in diversi modi uno status inferiore, e sappiamo tutti molto bene cosa significa, cioè un rifiuto molto 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 probabile, ammesso che la ragazza proprio non gliene freghi niente, ci voglia quantomeno solo, insomma, voglia quantomeno solo far sesso con noi, ok? Però bisogna fare molta attenzione anche al sentirsi migliori, perché il passaggio da sicuro a arrogante è molto, come dire, è un passo molto svelto da fare, e quindi è questo il motivo per cui ci sono anche tecniche come il cocky and funny o l'humble bragging, il vantarsi umilmente, che quindi devono sempre compensare. Cioè, se io faccio un qualcosa di un po' irriverente, poi c'ho sempre la parte divertente o la parte umile per andare a compensare e non rischiare quindi di essere percepito come uno che vuole uno che vuole sentirsi o si sente migliore, perché a quel punto rischierebbe in realtà di subcomunicare una certa soglia di insicurezza. Certo, piuttosto che niente, meglio piuttosto, e quindi meglio del magari ragazzo completamente spaventato di fronte alla ragazza e quindi trema, ha i tic nervosi, fa il balletto, non sa cosa dire, se dice qualcosa le fa le domande in modalità interrogatoria, tutto quanto, tutte cose che sappiamo benissimo e che puoi approfondire in altri video. Però, ciononostante, il concetto di fondo è che bisogna trovare il sweet spot fra questi due estremi, ok? Perché altrimenti rischi di overcompensare o di comunicare alla ragazza, ovviamente in quello che è il sottotesto, tu sei meglio di me. 16. Non cadere nella trappola del quando mi sentirò sicuro lo farò. Tu sai che nell'industria della seduzione ci sono praticamente due modi di affrontare, diciamo, quello che è il proprio sviluppo: l'inner game e l'outer game. Una trappola del una potenziale, o meglio trappola dell'inner game, e dire: ah vabbè, ma io mi metto a fare inner game e poi inizierò ad approcciare. Questo è un qualcosa che fanno alcuni studenti per poi rendersi conto che non diventano mai pronti, perché non c'è mai il giorno in cui ci svegliamo sicuri. Infatti, ritornando alle note della dottoressa, non siamo mai pronti prima di fare qualcosa, siamo sempre pronti dopo. E anzi, aggiungo io, potremmo anche non essere pronti mai, no? Nel senso che comunque c'è sempre, troveremo sempre qualche situazione che ci spiazza, no? In diversi autori hanno detto che il processo istruttivo è Messi, in buona sostanza. Messi non il calciatore, ma in inglese significa disordinato, incasinato, eccetera, eccetera. Questo per dire che accadono delle cose che sono assolutamente imprevedibili, che vanno contro quelli che sono i nostri piani, quindi in realtà pronti al 100%, in effetti non lo siamo mai. 17. Tutte le volte che evito, mi sto solo confermando che non sono in grado, quindi è molto importante sforzarsi, qualora ci sia bisogno effettivamente di sforzarsi, e non cascare in evitamenti che poi in realtà alla lunga ci rischiano di farci male, ok? Il classico non essere tu a rifiutare te stesso, di cui abbiamo già parlato, ne è un esempio. 18. E agendo che si vede come stanno le cose e che vediamo gli elementi su cui agire per
migliorare. Questo è molto molto importante, perché finché non abbiamo dei fatti nudi e crudi, non capiamo neanche dove sono le nostre criticità. Questo stesso discorso vale paro paro in seduzione. 19. Non delegare agli altri quello che temo di non saper fare. Se io sono abituato a, tra virgolette, avere una stampella per camminare, vado a costruire il mio senso di incapacità. Ora ti racconto un piccolo retroscena. Se tu mi segui proprio in maniera ossessiva, saprai che io a un certo punto, diciamo della mia, non era una carriera allora ovviamente, ma del mio percorso, feci il vice istruttore per una scuola che oggi non esiste più, che si chiamava il Seven Impact. Ora, uno dei due istruttori, Ace, aveva come suo tallone d'Achille non l'ansia d'approccio, perché lui era capace di approcciare per i fatti suoi, ma aveva, diciamo, un po' l'ansia da palcoscenico, no? Cosa significa questo? Che in buona sostanza aveva l'ansia a performare di fronte agli studenti. Ora, finché c'era Seven, che era una macchina da guerra, questo non era mai un problema. Quando in realtà i due si staccassero, lui aveva bisogno di me perché gli facessi le demo, ok? E tra l'altro in maniera completamente immotivata, perché poi, insomma, non voglio entrare troppo nei cazzi suoi, ma nel suo percorso fece comunque lunghi periodi andando in discoteca da solo, approcciando da solo, con ottimi, ottimi, ottimi risultati in termini quantomeno quantitativi, eccetera, eccetera. Quindi in realtà aveva quella problematica lì, e sicuramente a me faceva comodo, insomma, diciamo in quel momento, fare da vice coach, perché facevo i percorsi formativi a gratis. Però al tempo stesso sicuramente a lui non faceva conto, non faceva comodo non andare contro quella paura. E lo stesso si può dire, per esempio, per te magari, che hai bisogno di uscire con una spalla, un wing, oppure aspetti che sia la tua spalla ad approcciare per te, eccetera, eccetera. Tutti questi sono problemi che noi dobbiamo eventualmente andare a risolvere. Poi, di fronte alla paura, siamo soli. O la vinciamo da soli, o non la vinciamo affatto. Infatti tu, più volte, potresti avermi sentito dire come io in realtà non è che sia, diciamo, religiosamente contrario al bootcamp, fin tanto che vengono date delle aspettative realistiche allo studente, no? Su quello che effettivamente uno può, diciamo, fare in un paio di giorni. Però quello che io suggerisco è che personalmente preferirei che lo studente si levasse, diciamo, un primo centinaio di approcci quantomeno da solo, per tutta una serie di motivi che non sto a espandere qua, sennò facciamo notte. Però per essere ipersintetici, primo, arrivi meno nervoso a un eventuale bootcamp, quindi sei più recettivo a quelle che sono le, diciamo, correzioni tecniche. E secondo, comunque ti dai la conferma di aver potuto iniziare a fare questa cosa da solo senza che qualcuno ti prendesse a calci in culo per farlo. 21. Se c'è un problema specifico, bisogna andare a lavorare su quel problema e non sull'autostima. E questo è, diciamo, molto importante, no? Ed è anche il motivo per cui spesso io consiglio, comunque nel dubbio, quantomeno una diagnosi dallo psicologo, di farsela fare, perché noi non siamo equipaggiati da soli, no? Per capire quelle che sono le nostre eventuali problematiche. Ripeto, come diceva giustamente in una recente intervista Ross Jeffries, anche se io ovviamente non posso confermare quel numero così preciso, lui diceva un 30% degli uomini che si rivolgono all'industria della seduzione ci arrivano perché hanno dei traumi, ok? 22. Non far coincidere l'adeguatezza con la perfezione. Allora, in realtà, io questo è un qualcosa, il perfezionismo, di cui ho parlato poco in realtà su questo canale. Non so dirti il perché, ma è una cosa che soprattutto a Londra è sempre andata molto in voga lo spiegarlo,
e cioè il fatto che il perfezionismo rischia di creare paralisi in buona sostanza, e magari poi espanderò questo discorso in altri video perché sennò facciamo notte, però il concetto di fondo è che bisogna avere un parametro corretto per quello che è adeguato, diciamo la barra dell'adeguatezza, e non cercare la perfezione. Un esempio sono tanti black pillers che magari potrebbero tranquillamente farci ad avere delle ragazze, ma oramai sono in questo circolo vizioso del pensare solo al giga chad e quindi non fanno una mazza poi nella pratica, ok? 23. Non possiamo tendere alla perfezione, ma possiamo tendere al perfettibile migliorandoci attraverso gli errori. E gli errori ci dicono anche come aggiustare il tiro. Cioè, quindi, in buona sostanza, dice un qualcosa di molto simile a quello che dice, in buona sostanza, la soluzione tecnica, no? Cioè, devi entrare in azione, non devi aspettare di essere perfetto, non devi pensare di diventare perfetto, ma comunque facendo analisi di quelle che sono gli errori si può andare a migliorare. Tra l'altro c'è da fare una parentesi relativamente a questo. La perfezione non è un qualcosa di positivo, perché per definizione quello che è perfetto non è perfettibile e non si può migliorare. Sono d'accordo con questo, nel senso che i sistemi dovrebbero essere sistemi in continua evoluzione. Ritengo che lo stesso Mystery, come sai, di cui io ho stima, avrebbe potuto, nonostante abbia fatto delle, come dire, modifiche negli anni, avrebbe potuto, diciamo, perfezionare il suo metodo molto di più se non se ne fosse in buona sostanza innamorato, o comunque se non perfezionarlo di più, quantomeno avrebbe potuto, diciamo, renderlo più adatto a diverse esigenze, no? Perché, per esempio, tutti sappiamo, c'è stato recentemente un dibattito su un panel internazionale come il metodo Mystery non sia esattamente la cosa che tende al portare alla chiusura dei giochi più veloce, mentre ci sono metodi che sono più veloci. Però, al tempo stesso, va detto, questa ovviamente è la mia opinione, che in realtà non ha ragione nessuno, perché metodi diversi sono migliori a fronte di quella che è la ragazza che ci troviamo di fronte. Cioè, per essere più precisi, per spiegare meglio, sarebbe più corretto dire che a fronte di quello che la ragazza vuole comprare, noi utilizzeremo un metodo che ci permetta di venderle maggiormente quello che lei vuole, ok? Da un punto di vista di metafore di vendita. Poi, 24, bisogna imparare a starci nelle nostre emozioni e nel nostro sentirci poco sicuri, perché se faccio qualcosa di nuovo va da sé che mi sentirò insicuro. 25, noi ci costruiamo e costruiamo, tra virgolette, il proprio io, il nostro io, facendo e agendo. 26. Dirci sono fatto così è un limite che ci porta ad autolimitarci. Ora, ovviamente, noi tutti abbiamo delle caratteristiche genetiche e queste vanno anche a volte che, diciamo, hanno un effetto su quella che è la nostra psicologia, non solo diciamo sulla nostra estetica, che è la prima cosa a cui si pensa quando si parla di genetica, o magari al nostro, che ne so, quoziente intellettivo. Cioè, queste sono sicuramente cose vere, quindi, per carità, noi tutti abbiamo un limite, però quel limite lo dobbiamo andare a scoprire, come dicevo, se non ricordo male, De Niro nel film, andandosi a conquistare ogni maledetto centimetro e non partendo autolimitandoci. 27. Se cerchi di denigrare gli altri di continuo, ostenti superiorità e sembri nutrire una rabbia inconsapevole, sei insicuro o trasmetti insicurezza. L'arroganza è un sintomo del sentirsi inferiori, altrimenti non ostenteresti superiorità. Come un bambino che si mette sul tavolo gridando,
guardate come sono alto, sono il più alto di tutti. Se hai queste caratteristiche, sai di non essere superiore o pensi di non essere superiore. Allora, una piccola nota personale. Voi, come sapete, io un po' come tutti, diciamo all'inizio, ho iniziato a studiare dai vari formatori marketing del posizionamento, forte, tutte quelle cose lì. Diciamo, mi sono scusato con la mia following perché non penso che sia la maniera corretta di operare. E quindi questo è per quanto riguarda me. Per quanto riguarda diciamo un uomo che invece sta facendo seduzione, questo è un qualcosa che si ha, cioè che si può notare, si può vedere, per esempio con non so, un uomo che ha raggiunto determinati successi nella vita o e quindi non prende di buon grado quelli che sono i rifiuti che inevitabilmente andiamo a ad avere, a ricevere in queste dinamiche, oppure qualcuno che si mostra tryhard per ostentare, per esempio, determinati successi o determinate qualità, oppure, tanto per farti un altro esempio, anche se questo è un esempio ovviamente un po' estremo, un Tate, Andrew Tate della situazione, no? Ora, io penso che il suo personaggio pubblico sia costruito a tavolino, ovviamente in maniera tra l'altro piuttosto brillante, poi le cose gli sono andate male, ma nella vita non riesci mai a controllare tutto, no? E però se lui si comportasse alla stessa maniera con le donne, per carità, poi i soldi lo salverebbero in moltissime situazioni, però ciononostante non sicuramente trasmetterebbe quella che è la massima sicurezza che potrebbe trasmettere. Però io ritengo che in realtà lui non si comporti con una donna come fa di fronte alla camera. 28. Se vuoi sapere se sei capace di fare qualcosa, la risposta è farlo, e farlo provandoci al massimo senza pretendere la perfezione. 29. Se vedi i difetti fisici che non hai, hai una patologia e serve necessariamente una terapia. Ora, qui devo fare una piccola precisazione, essendo che io ogni tanto, diciamo, mi avventuro anche in quella che è la black pill. Io, fin tanto che, diciamo, il black pill che fa il rating è realistico, perché ogni tanto ce ne sono alcuni che, insomma, sembrano stare abbastanza sulla luna, e fin tanto che comunque nell'SMB di un uomo ci mettiamo dentro tutto, io non credo francamente che la maggior parte dei black pillers che vediamo online abbiano bisogno di una terapia perché non riescono a capire quello che è il loro grado estetico o il lato estetico delle persone che giudicano, insomma votano, mettiamola così. Diversa, molto diversa invece è una situazione di dismorfismo corporeo in cui in realtà tu non vedi quella che è la realtà oggettiva relativamente alla tua situazione, no? E ovviamente questo può avere un impatto molto importante su quella che è la tua autostima, perché immagina se una scala, su una famosa scala dell'1 al 10, tu ti vedi due punti peggio di quello che sei, ok? Due punti, per dire una fra tante. 30. Se c'è una fobia sociale, chiaramente l'autostima non sarà elevata. E quindi, in questo caso, noi non dobbiamo andare a lavorare sull'autostima, ma su quei comportamenti che mantengono la fobia sociale. Ora, qui non entro nello specifico, perché ad esempio si potrebbe andare a citare l'ansia approccio, comunque un'ansia approccio in casi estremi, però non è questo il video per farlo, altrimenti ci allunghiamo troppo. 31. Per costruire la propria autostima è utile prendersi del tempo per migliorare, perché, come diceva Nietzsche, dice la dottoressa, tutto ciò che non eleva abbassa. 32. La coerenza non è una grande virtù, perché rimanere ancorati, perché ci siamo affezionati a un qualcosa di statico, non ci permette di migliorare. Di nuovo, questo è un qualcosa di
importante, nel senso che chi mette di seduttivi dovrebbero essere in continua evoluzione, soprattutto perché il mercato è in continua evoluzione e la tecnologia è in continua evoluzione, no? Immagina solo 10 anni fa quando non c'erano Tinder, Instagram e quant'altro. Quindi, questo è quanto. Come vedi, ritengo che ci siano diversi, se non quasi o praticamente tutti, dei parallelismi fra quello che dice la dottoressa e i temi che trattiamo su questo canale, e quindi ti invito anche a farmi sapere la tua nei commenti e dirmi cosa ne pensi.